scambiamo reciprocamente i doni, diciamo, in maniera ufficiale. Allora, scusa. Noi abbiamo portato un libro di poesie, Fontana Liri, Ninfa al rito dell'acrostico. Queste sono delle poesie in cui l'autrice Franca Battista hanno praticamente la caratteristica che tutte le poesie di questa raccolta cominciano con l'acrostico che si forma con Fontana, con le iniziali praticamente, cioè ogni verso comincia con la lettera del nostro comune. Mi spiego meglio: leggendo in verticale i versi si legge sempre Fontana Liri, quindi si forma l'acrostico in tutte le poesie che ha scritto. È un libro quindi che è proprio dedicato dall'autrice al nostro comune. Poi abbiamo un libro ovviamente sul nostro concittadino più famoso, che è Marcello Mastroianni. A questo proposito volevo anche cogliere l'occasione per invitarvi al premio Marcello Mastroianni, che ci sarà il prossimo 19 dicembre, e colgo l'occasione anche per salutare, perché l'ho visto prima, il primo presidente della nostra fondazione. Non è più lui, ma è stato quello che l'ha fondato, ovvero Renato Capuano, che l'avevo visto prima tra il pubblico. Ed è un libro di un artista, Davide Parenti, che ha esposto in tutto il mondo proprio facendo dei disegni su Marcello Mastroianni insieme con Fellini anche. E infine, visto che è quello che poi ci accomuna, è un libro sul Regio Polverificio sull'Iri e il suo borgo, tutta la storia dello stabilimento militare propellente di Fontana Liri. A questo proposito porto anche i saluti del direttore, il Pettiroso, che non è potuto essere presente, ma che comunque ci ha donato questo libro per farvelo avere. Quindi ringraziamo anche il direttore dello stabilimento militare, e quindi con molto piacere doniamo questi piccoli doni al comune di Colleferro. Grazie Sindaco, io ti ricambio l'onore donandoti l'ultima guida ai rifugi antiaerei di Santa Barbara e Sant'Anna, la prima guida che abbiamo fatto in quattro lingue con gli studenti del liceo linguistico, che hanno permesso di diffondere questa guida in tutta Europa, perché noi siamo la città unica in Italia che siede nel direttivo europeo delle città dello spazio, e questa guida è stata distribuita a tutti i sindaci delle città dello spazio europee. E i libri sui nostri castelli, il castello di Piombinara soprattutto, che è il castello dei conti di segni, la famiglia di Innocenzo III, che è nato a Gavignano ma che conserva le rovine di due castelli importanti, entrambi sul comune di Colleferro. In più qui c'è il materiale che riguarda il nostro museo, che è il museo archeologico del territorio toleriense, che da quest'anno ospita il restauro di quello che noi chiamiamo Mammut, ma che in verità è lo scheletro di un Elephans Antiquus, che è stato restaurato e che è a disposizione, assessore ci sono anche per lei, a disposizione di tutti gli studenti, di tutti i ragazzi e di tutte le scuole che vorranno visitarlo. Se i tuoi studenti di Fontana Liri vorranno visitare il restauro del Mammut, saranno nostri ospiti e faremo anche dal punto di vista dei più piccoli uno dei, diciamo, rapporti migliori nascono proprio con le scuole. Il miglior scambio culturale che si possa fare è quello sui bambini. Grazie e buona musica.